Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi sabato 9 marzo 2019, siamo in diretta con la nostra trasmissione di Mattino 6, la rassegna stampa che andremo a prendere in considerazione e a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali, nazionali e poi nella seconda parte andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali che troveremo questa mattina nelle edicole. Vogliamo subito iniziare con le prime pagine dei quotidiani regionali con il centro della provincia di Pescara. Titolo di apertura: Pagliuca a capo di Confindustria. Gli imprenditori di Pescara chiede e eleggono il nuovo presidente e dice il nuovo presidente sì all'innovazione. Pagliuca è un manager di 58 anni. Che già si è reso operativo. Negli articoli di spalla, Pescara verso il voto, corsa al sindaco, vertice segreto, Partito Democratico e le liste civiche. Ieri pomeriggio il Partito Democratico già ha convocato un vertice con i suoi rappresentanti delle liste. Centro pagina e foto di apertura, la protesta con le pentole degli studenti senza sede a Pescara. Ieri c'è stata la manifestazione dell'alberghiero davanti alla sede della provincia. E sempre nell'articolo di spalla di sinistra, a Pescara ha trovato fucile, si indaga sul colpo alla gioielleria. La polizia sta indagando, qui dice l'articolo, su un fucile trovato a Rancitelli nelle case popolari. Dice: non si esclude che sia una delle armi usate per la rapina alla gioielleria Officine Complicato di Piazza Salotto. Ancora premio nazionale a Montesilvano per le spiagge dei disabili. Nel taglio basso, articolo veramente di cronaca molto triste: donna violentata, nessuno mi ha aiutata. A Pescara, aggredita nella casa abbandonata, l'arrestato invece nega la violenza, però intanto resta in cella. Qui dice anche quello che ha fatto la donna per poter resistere al tentativo di questa violenza che ha subito. Sport, vediamo l'articolo di spalla di destra: oggi Cittadella Pescara alle ore 15, Pilon carica i suoi, per salire in A bisogna vincere in trasferta. E il tecnico Baby Pilon, poi nella seconda parte vediamo anche la sua intervista, carica i suoi per salire in A, dice, e continua a dire bisogna vincere oltre che in casa anche in trasferta. Il quotidiano Il Centro, sempre questa volta però della provincia di Chieti e anche delle zone di Lanciano e Vasto. Anche qui il titolo di apertura di Pagliuca a capo di Confindustria. Al centro pagina, nella foto di apertura, al Pala Santa Filomena di Chieti ha tolto il titolo a Cristoforo il Teatino Cavallucci, campione italiano dei pesi welter di pugilato. Nell'articolo di spalla di sinistra, Chieti, il TAR boccia la costruzione di Mirò, che è un nuovo parco commerciale vicino all'altro già esistente che si trova vicino Megalò. Ad Altino, blitz nel garage, sequestrati 2,5 kg di droga. I carabinieri della compagnia di Lanciano hanno sequestrato un 26enne albanese, l'uomo è anche stato arrestato. Ancora nel taglio basso, a Chieti, prof muore all'improvviso a 47 anni, lutto all'Istituto Pomiglio, un malore stronca il docente di sostegno Piero Pennatini. Il professore è originario di 47 anni di Ortona, è morto giovedì notte per un malore improvviso, una notizia che la scuola ha preso amaramente ieri mattina. Centro, questa volta della provincia di Teramo, condannato l'ex primario Uncini, come titolo di apertura a Teramo, aveva fatto svolgere esami clinici a una collaboratrice non autorizzata. E poi nel taglio alto, vediamo lo scontro sulla grande opera TAV, Di Maio sfida Salvini, governo un passo dalla crisi. Nell'articolo di spalla di sinistra, Corropoli ieri, semina il terrore per le strade, è stato arrestato un uomo di 40 anni, arrestato dai carabinieri per una serie di violenze in strada.
Le accuse, dice, sono pesanti dal tentato omicidio aggravato e anche a resistenza a pubblico ufficiale. Ancora a Teramo, invece, cronotachigrafi truccati, indagati due meccanici. Un'inchiesta con due indagati accusati di rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. E quella aperta della Procura di Teramo e le relative manomissioni di alcuni cronotachigrafi di autoarticolati. Sempre a Teramo, studentessa trovata morta in casa. A Teramo la 25enne era la figlia dell'avvocato Referza. Inutile l'intervento del 118. Oggi si terranno alle ore 15 anche i funerali nel Duomo di Teramo. Il centro della provincia, questa volta dell'Aquila e anche delle zone di Avezzano e Sulmona. Donna morta si indaga su una lite all'Aquila stroncata da edema polmonare, passata al setaccio le sue ultime ore di vita. Poi nel centro pagina la foto di apertura, all'Aquila la giornata di mobilitazione, sfilano le donne in centro, no sessismo e maschismo. Invece, sempre all'Aquila, nell'articolo di spalla di sinistra, azienda bus investe frenata sulla tua. Un piano industriale, dice qui l'articolo, di 7 milioni che dovrebbe traghettare l'AMA, l'azienda per la mobilità aquilana, da una fase di sofferenza e di mancanza di investimenti a una nuova vita. È una frenata del discorso della fusione con Tua, è stato svelato il piano. Valle Roveto, invece, Civitella piange mamma Simona, morta a 43 anni, uccisa da una malattia. Una mamma sempre sorridente, amava la vita, come la ricordano in paese. Nel taglio basso, sempre dell'articolo di spalla di sinistra, a Castel di Sangro, Retti la scuola, 120 alunni rimandati a casa. Ieri è stata trovata la pelle di un rettile all'interno di una scuola. A Capistrello, intimidazioni, fratelli denunciati, danni e minacce al testimone dell'inchiesta che ha travolto il comune. Qui dice: due fratelli sono stati denunciati per le intimidazioni al costruttore Marco Lusi di Capistrello, uno dei testimoni dell'inchiesta che nel novembre scorso ha travolto il comune della Valle Roveto. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano Il Messaggero, questa volta della Regione Abruzzo. Difenderò tutti gli ospedali, il titolo di apertura, il governatore Marsiglio dice: il punto nascita di Sulmona, vicenda simbolica, sarà battaglia. Nessun presidio secondario deve chiudere, per questo ha convocato l'assessore alla sanità. Nel taglio centrale, vediamo, raid a Rancitelli, spunta fucile a canne mozze, controlli dopo l'aggressione alla truppa Rai, arma forse usata nella rapina a Piazza Salotto. E sempre nella cronaca, vediamo la grande distribuzione, stop al mega market dello Scalo, chiedi, il TAR blocca i lavori per Mirò. Vediamo. Andare avanti, questa volta con La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Arrestato il campione dell'8 marzo, titolo di apertura. Il bullo del paese, arrestato anche per tentato omicidio. Altri articoli, sempre sull'arrestato il campione dell'8 marzo, sequestra l'ex fidanzata in macchina per un bacio, cercando di convincerla a ritirare una denuncia. Nel foto di apertura, taglio centrale, a Teramo, nelle mense scolastiche, consentito il pasto da casa. E invece, sempre in merito alla sede del commissariato di Atri, che già da diverse settimane si parlava di spostarlo sempre ad Atri in un altro edificio, invece commissariato di Atri verso Roseto, l'opzione di cui si parla da anni, discussa in consiglio. E sempre in merito invece alle elezioni di Giulianova, il partito della Meloni, Calalasso, Grimi, ex assessore
del centro-sinistra. Ancora fiamme in montagna, nei boschi torna l'incubo del piromane. Sappiamo che a Corvara già da diversi giorni c'è un immenso e grande incendio. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il Corriere della Sera. Lite Lega Movimento 5 Stelle, si evoca la crisi. L'allarme di Buffagni del Movimento 5 Stelle, Di Maio accusa Salvini che però smorza i toni. Il nodo sempre del lite Lega Movimento 5 Stelle della TAV, leader del Movimento, Matteo mette tutto a rischio la replica, lavoriamo invece per unire. Nel centro pagina vediamo la cerimonia che si è svolta ieri in merito all'8 marzo. Il racconto di un ex prostituta e il monito del capo dello Stato. Qui sono state raccontate ieri, intervistate dall'attrice Nicole Grimaudo, due vittime della prostituzione durante la giornata internazionale della donna al Quirinale. Invece nell'articolo di Spalla di destra, Madagascar, 1000 vittime da ottobre, morire di morbillo per 13 euro a vaccino. Qui dice 1000 vittime da ottobre, questo è il tragico bilancio dei morti di morbillo in Madagascar, per la maggior parte dei bambini. Per molte famiglie il costo del vaccino è troppo ancora alto. Vogliamo spostarci al quotidiano La Repubblica, anche qui col titolo di apertura, separati in TAV, governo ad alta velocità verso la crisi, ma Salvini frena. Conte tenta l'ultima mediazione, accordo entro domani, ma Di Maio dice c'è un patto, la Lega non può cedere da sola. Assist ai Movimenti 5 Stelle, una clausola di revoca nei bandi europei. Nel taglio basso vediamo la notizia di Banca Italia, dice ora vede nero, rischi veri per l'economia, il potere d'acquisto giù di 1000 euro. Questa è una dichiarazione del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che mette in guardia l'economia corre rischi concreti, la politica di bilancio avrebbe potuto essere più prudente, invece secondo uno studio della CGIL il potere d'acquisto dei salari è crollato di 1000 euro in 7 anni. Il caso dei genitori di Matteo Renzi, tornano liberi, dice per l'articolo, però non ci basta. Zaia invece, governatore del Veneto, una partita da vincere nell'interesse del nord oppure salta l'alleanza, sempre in merito all'argomento tra l'alleanza Lega Nord e Movimento 5 Stelle sulla TAV. Il Fatto Quotidiano, titolo di apertura anche qui, TAV, ecco la banda del buco, aziende fallite e tangentari, Conte tratta per inviare i bandi, Movimento 5 Stelle, crisi aperta, Salvini prima fa il bullo, poi frena per paura della base. Infatti qui l'articolo dice partiti degli affari, chi ha preso gli appalti da 1 miliardo e 400 milioni di euro e chi spetta i nuovi. Le principali società coinvolte nei lavori hanno avuto problemi contabili con la giustizia. Di Maio dice Lega è responsabile, l'altro vice premier buonsenso si risolve. Andando nel centro pagina, spostiamo sempre ad altri articoli di cronaca. Caso Cucchi, così l'arma ha nascosto la perizia segreta, nuovi atti dei pubblici ministeri. Ieri c'è stata anche una ringa tra il pubblico ministero e gli avvocati della difesa dell'arma dei carabinieri. Non solo Morandi, bisogna un po' tagliare la relazione, ma se ne accorgono, autostrade, accordi per truccare le perizie su un altro ponte a rischio. Dopo 3 mesi del crollo di Genova, gli ingegneri brigano sul viadotto Paolillo, sulla 16 Canosa nel Foggiano, che aveva una trave collassata, cavi intrecciati e non fili. L'inghippo è questo qua. E andando avanti con altri articoli, questa volta con la prima pagina, vediamo, del Messaggero Nazionale, 20 di crisi, l'ultima carta di Conte al TAV,
Di Maio attacca, non decide uno solo, ed Movimento 5 Stelle evoca il rischio di fine del governo, ma Salvini frena. Il Premier lavora ad una proposta di tregua, si condizionato ai bandi, dice. E nel taglio alto il nuovo corso giallo-rosso, sappiamo che c'è stato il cambio dell'allenatore, è stato esonerato De Francesco e è entrato sostituito da Ranieri, dice torna a casa, ora l'obiettivo è Champions, Monchi rescinde il contratto. Che un lutto nella cultura italiana, addio a Pino Caruso, attore comico che sapeva far ridere senza volgarità. Sempre nel centro pagina vediamo altri articoli sul Messaggero. Il super esperto sulla Torino-Lione, Ponti e il caso della doppia relazione. Il no dell'Italia diventa un ok per l'Unione Europea. Marco Ponti boccia senza appello la TAB nel documento redatto a febbraio per il governo italiano. L'8 marzo delle calciatrici, andiamo qui nel centro pagina, la nazionale donne fa causa alla Federazione degli Stati Uniti d'America, dice pagateci come i maschi. E altro articolo, da aprile mini tagli alle pensioni via il rischio agevolato della laurea, parte la riduzione sugli assegni oltre i 1.500 euro mensili. E nel taglio ancora basso, nel box in basso a sinistra, spaccio in montagna, droga sulle piste, picco di incidenti, allarme sulla neve. Il sospetto è nato dal numero degli infortunati che ogni fine settimana affollano il pronto soccorso. Spostiamoci adesso sul Mattino, quotidiano di Napoli. Anche qui l'ultima mediazione di Conte. Sempre sulla TAV, il Premier prepara la mediazione per evitare la crisi, ma i bandi andranno avanti. Di Maio duro con Salvini, serietà non decide da solo, l'alleato frena, troveremo l'intesa. E inoltre qui l'autonomia, il patto a Napoli, le regioni del sud unite contro lo spacca Italia. Spostiamo nel taglio basso, vediamo anzi nel taglio centrale qui a sinistra, al CAF di Casa Pesenna la vivandiera di Zaccaria in coda per il reddito di cittadinanza. Sotto la sua villetta c'era il bunker del super boss, condannata con il marito, ha scontato 4 anni. Dopo gli Spada di Ostia, gli Ascione di Ercolano, i Sanno di Ponticelli, anche la vivandiera del boss Michele Zaccaria si mette in coda per il reddito di cittadinanza. Vogliamo adesso vedere la prima pagina del quotidiano Il Manifesto. Anche qui si parla di Matteo Salvini e di Matteo Di Maio, i ministri leghisti non firmeranno mai il blocco dei cantieri, la TAV si farà, Salvini sprezzante, alza il tiro e provoca l'alleato 5 Stelle, ora nessun vertice, dice ci vediamo lunedì. Vediamo questa questione dell'alta velocità Torino-Lione sta creando una grossa spaccatura all'interno del governo. Perizia del caso Cucchi, nascosta alla famiglia in uso dell'arma. Il pubblico ministero deposita in corte d'assise una relazione autoptica preliminare coperta dal segreto istruttorio e perciò nascosta alla famiglia, usata secondo l'accusa dai vertici dell'arma dei carabinieri. Ricordiamo che ieri c'è stata una arringa tra le parti. Libero. Anche qui titolo di apertura del quotidiano Libero, diverso dagli altri, il canone in bolletta non basta, lo Stato regala alla RAI centinaia di milioni nostri. La TV pubblica spende di più per i costi esterni che per il personale, così prevede di raddoppiare il disavanzo. Ripianerà il governo, in pratica pagheremo 2 volte, qui dice in prima pagina il quotidiano di Libero. E nel taglio basso vediamo sempre in merito a all'8 marzo la sindacalista Anna Maria Furlan, segretario della CISL, inutile scioperare, dice, in nome delle donne.
di tutti gli scioperi, quello contro gli stupri e i femminicidi, è il più cretino perché dice il segretario generale non serve a far cambiare l'idea. Dal quotidiano Libero al Sole 24 Ore, quotidiano economico nazionale, l'industria rimbalza dell'1,7% a gennaio, dopo 4 mesi in calo. La congiuntura su base annua si attenua alla caduta della produzione, inflessione dello 0,8%. Gli analisti dicono che è possibile che il PIL, il prodotto interno lordo, eviti il terzo dato negativo consecutivo. Vediamo altre notizie di economia. Ieri si è parlato da parte del primo ministro Conte, che annuncia un accordo quadro con la Cina. Il prossimo incontro, ha detto ieri Conte nell'intervista che è riportata qui sul Sole 24 Ore, sarà l'occasione per sottoscrivere l'accordo quadro con la Cina. Lo ha detto a Genova ieri, che esclude nel modo più assoluto ritorsioni verso l'Italia da parte dell'agenzia di rating degli Stati Uniti d'America. Sempre parlando di economia, grandi opere sull'articolo di Spalla, Salvini sulla TAV, nessuna crisi, ma il Movimento 5 Stelle lo attacca. Questo ormai è un articolo che sta questa mattina, troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali. La Stampa, anche qui. TAV, il governo sbatte sul no europeo, Bruxelles e Parigi fredda sull'ultima proposta che punta a riscrivere i bandi d'appalto entro lunedì. E nel centropagina, morti di inquinamento, il triste record della pianura padana, e poi qui vi fa vedere nella foto Torino avvolta dallo smog, insieme a Milano è la città con più morti premature per l'inquinamento dell'aria. Abbiamo il problema dell'inquinamento, ormai è un problema che sta diventando molto serio. Qui c'è l'intervista a Mario Tozzi, che è un esperto di questa materia. Il Tempo, quotidiano nazionale di Roma, articolo di apertura, il governo va a finire sotto il treno. Lega e 5 Stelle a un passo dalla rottura sulla TAV, i grillini, la crisi è già aperta, trattativa a oltranza per evitare il crack, ma lunedì scade il termine per pubblicare i bandi. Nel taglio alto spaccia sotto il colonnato di San Pietro, aveva un cartello in mano, energia per i vostri cellulari, arrestato incensurato italiano, tentava di spacciare la droga a Piazza San Pietro. Confuso tra gli operatori turistici, è stato arrestato dall'Ispettorato di Pubblica Sicurezza del Vaticano ieri. Centropagina, vediamo, si parla di Zingaretti, del giallo sul suo titolo di studio, e infine poi nel taglio basso si parla della Roma, il nuovo tecnico suona la carica, dopo Di Francesco lascia anche il direttore sportivo Monchi. Roma mia, rivela Ranieri, ti porto in Champions. Molto ottimista l'allenatore della Roma e sta incitando i suoi giocatori. La verità, Di Maio si è infilato in un tunnel cieco, come il titolo di apertura, scontro ad alta velocità sulla TAV. Sempre qui tra Salvini e Movimento 5 Stelle, che hanno questo punto di vista diverso, ma poi vedremo lunedì che cosa accadrà. Questa è la deriva nel centropagina che abbiamo imboccato, i vescovi tacciono, le foto che vedete arriva dagli Stati Uniti d'America, mentre cambiava sesso una donna è rimasta incinta e ha partorito sotto le conseguenze del crollo di ogni barriera fisica e morale. Qui vediamo nella foto. Industria italiana meglio della tedesca. In Germania gli ordini delle aziende crollati del 4% in un anno e del 2,6% da dicembre a gennaio. Vediamo che anche l'economia tedesca non è che viaggia a grandi ritmi.
del Tribunale dell'inchiesta sulla famiglia Renzi, liberi Renzi ma li obbliga a stare lontani dalle loro ditte. Vogliamo spostarci dopo la verità al secolo, fuori i lottizzati, Rai, FOA, ha l'occasione del cambiamento assumendo i vincitori del concorso. Sul piano industriale della Rai, dice, qui si parla che è stato indetto a suo tempo un concorso che si è anche concluso e viene il presidente della Rai incoraggiato al cambiamento assumendo i vincitori di quel concorso. E nel taglio basso vediamo la TAV, Movimento 5 Stelle, isteria totale, Di Maio non può sgarrare, governo a rischio crollo e Salvini teme l'imboscata. Andando avanti con l'Avvenire, altro quotidiano nazionale, lite ad alta velocità, Di Maio e Salvini restano ai ferri corti sulla TAV e si parla di crisi già aperta, poi appelli al buonsenso e Conte frena sulle autonomie e chiama le Camere a riguardo. E infatti qui l'articolo dice che giornata ad alta tensione, Salvini prima allarga il solco e poi i bandi però, vediamo se il lunedì i bandi partono e poi dice nessuna crisi in merito. Nel centro pagina, sciopero, i ragazzi partecipano alla mobilitazione per salvare la terra da inquinamento e cambiamenti climatici, l'onda verde del pianeta mette in moto i giovani italiani. E invece in merito allo sciopero dei operatori del latte, dice, per latte e pecorino ora prezzi correlati, l'intesa prevede lo 0,74 euro subito, poi quotazioni legate. Il latte, qui dice, per la produzione del formaggio pecorino romano sarà pagato in acconto, l'accordo tra pastori sardi e industriale è stato siglato ieri pomeriggio. Vogliamo passare adesso alle notizie sportive, iniziamo subito con la Gazzetta dello Sport, è quotidiano nazionale, sportivo, Juve il presente è l'Atletico e il futuro è fenomeno, Kean doppietta e show, Allegri scatena il bomber di 19 anni, Udinese battuta 4-1 e la Juve oggi si trova a più 19 punti, sempre più vicina alla vittoria del campionato. Invece nel centro pagina il Milan, da scatto diavolo il corpo e briglia in regia, cerca l'allungo al terzo posto e una notte a più 4 dall'Inter. Caso Icardi, le condizioni di Icardi, dalla fascia a Spalletti, Mauro chiede Icardi all'Inter una riabilitazione pubblica e rientro però slitta. E qui nel taglio di spalla di destra vediamo la foto di Francesco Totti insieme con il nuovo tecnico Ranieri, dove dice, ecco Ranieri, sono migliore di prima, rivoluzione centrale, il quarto posto, dice il nuovo tecnico della Roma, il Corriere dello Sport, la Juve batte l'Udinese con un ragazzo che ha fretta ad imporsi, Harry Kane, straordinaria doppietta, rigore procurato e numeri d'alta scuola, perciò martedì, adesso la Juve ha la sfida con l'Atletico e si ferma Godin che è a rischio. Icardi, Gattuso pizzica l'Inter, Milan in casa con il Chievo alle 8:30 e l'allenatore pensa già del Milan derby con i nerazzurri. Vogliamo concludere la prima parte con il quotidiano Tutto Sport. Si parla sempre della partita Juve-Udinese 4-1, Super Can. E nella Coleada l'Udinese brilla, la stella dello scatenato Moise doppietta, poi si parla negli articoli di spalla di Icardi, di questa situazione di rinnovo di contratto che ha con l'Inter e poi la Roma che non vede l'ora di potersi riprendere con il nuovo allenatore. Con quest'ultima notizia vogliamo fermarci per un break pubblicitario, vogliamo prima però
ascoltare le previsioni meteo per quest'oggi e poi a breve riprenderemo con la seconda parte di Mattino 6 con la lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Sì, ben ritrovati alla nostra seconda parte di Mattino 6. Vogliamo subito introdurci con la lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Subito con il nuovo governo della regione Abruzzo, vigilanza no dei 5 Stelle a Legnini e Partito Democratico, parte la caccia anche alla vicepresidenza e segreteria, il centrosinistra cerca l'accordo, intanto la Marcozzi però chiude la porta. E qui invece già l'assessore alla sanità Nicoletta Verì viene già incalzata, dice qui l'articolo, dal sindacato, il sindacato l'USB Unione Sindacale di Base, che ha organizzato già un sit-in contro il dramma dei precari nella sanità abruzzese. Sempre riguardo alla giunta, vediamo qui la presentazione. Però intanto sono anche già pronti i ricorsi. L'ex consigliere regionale e il sindaco di Perano chiedono di ricalcolare l'attribuzione dei seggi e ecco il nuovo scenario. Sempre in Abruzzo, in piazza i lavoratori riguardo la ricostruzione in 600 il 15 marzo per chiedere di sbloccare i piccoli e grandi cantieri. I sindacati dicono 20 miliardi di euro sono fermi proprio in merito alla ricostruzione. Pedaggi autostradali, vertice dei sindacati a Carzoli, l'invito di giovedì anche per il ministro Toninelli. Anche ci saranno presenti i governatori di Lazio e Abruzzo e sono stati anche invitati i vertici della strada dei parchi per il caro pedaggi per la loro autostrada. Confindustria, un titolo anche che abbiamo visto di apertura sulla prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara e di Chieti, parla il nuovo presidente Pagliuca, futuro di crescita con le imprese innovative, gli industriali di Pescara e Chieti scelgono il successore di Odoardo Zecca e già il nuovo presidente dice servono infrastrutture, pronto l'accordo per la presidenza della Camera di Commercio e instanto dice sarà uno di loro. Vogliamo ricordare Pagliuca, è un manager di 58 anni di Fastweb con anche un passato tra Telecom e TIM. Spostandoci adesso sulla cronaca di Pescara, la donna violentata, nessuno mi ha aiutato, nella casa abbandonata c'erano altri uomini, tra cui il compagno, l'aggressore mi ha colpito con due pugni in testa. Qui vediamo la casa in via Lenton dove si è consumato l'atroce violenza nei confronti della donna. L'arrestato invece respinge le accuse, ma il giudice invece lo lascia in carcere. Spostiamo su altri articoli. Bar e ristoranti a Pescara arrivano le nuove regole. Il consiglio bloccato sulla proposta per l'installazione dei decors sulla riviera e la maggioranza si spacca proprio su questa iniziativa. Poi ci sono ci saranno le elezioni sul comune di Pescara, il PD offre alle liste civiche un patto per il sindaco, il summit c'è stato ieri, erano presenti anche Di Matteo, Teodoro e Di Biase, si punta a organizzare una grande coalizione per poter trovare la candidatura a un sindaco con un nome comune. Sempre Rancitelli, periferie sicure, raffica di controlli, i carabinieri identificano 110 persone, 2 arrestati e 3 denunce. Trovato un fucile anche, sospetti sulla rapina in gioielleria, la polizia indaga su un'arma a canne mozze scoperta tra le case di Via Tavo, potrebbe, si pensa, essere stata usata nell'assalto il centro a Officine Complicato a Piazza Salotto. Andando avanti nel taglio basso, vediamo Legambiente, smog, servono interventi sulla mobilità
a riguardo vogliamo anche vedere un servizio che è stato preparato per noi. Prego. Si chiude oggi la 3 giorni del treno di Lega Ambiente a Pescara, 3 giorni per parlare di ambiente, di sostenibilità e anche di qualche dato che è uscito fuori e che riguarda proprio la nostra regione. Presidente, qual è la situazione? Sì, abbiamo fatto un monitoraggio col treno verde sul comune di Pescara, abbiamo attenzionato 8 punti con i nostri volontari e 2 hanno registrato dei picchi alti. Sono realtà che conosciamo, in modo particolare Viale Bovio, e questo per dire che c'è sempre più necessità di dare spazio ai temi proprio del treno verde di quest'anno, che parlano di mobilità sostenibile, di ridisegnare una città che metta al centro il servizio pubblico e la qualità della vita dei cittadini, perché non ci possiamo più permettere 60.000 morti l'anno dovuti all'inquinamento, e soprattutto perché proprio ieri è intervenuta il deferimento da parte dell'Italia alla Corte Europea, quindi l'ennesima infrazione che ci costerà milioni di euro proprio per la qualità dell'aria. Dobbiamo cercare di accelerare su questi processi, perché avere a che fare col biossido di azoto significa avere a che fare con un elemento che deriva dalla combustione. Anche accelerare nel passaggio verso l'elettrico ci aiuterà in questa direzione. Per noi la sostenibilità ambientale è un tema importantissimo, soprattutto è una leva che ci consente di pensare ad uno sviluppo dell'infrastruttura, della mobilità su ferro, dell'uso del mezzo pubblico e anche delle fonti rinnovabili. Noi abbiamo diversi interventi sulla rete nazionale, sia per la mobilità dei viaggiatori che per la mobilità delle merci. Abbiamo già svolto importanti lavori in 6 stazioni della regione Abruzzo per un importo di 24 milioni e mezzo di euro. Abbiamo già avviato delle attività per Giulianova, le avvieremo per presto anche per Vasto San Salvo e completeremo le attività anche all'interno della stazione di Pescara Centrale. In un biennio complessivamente per la parte restante che ho citato, 2019-2020, per un ulteriore importo di 15 milioni di euro. Ci spostiamo alla cronaca di Montesilvano, ha ricevuto un riconoscimento a Milano sulle spiagge libere per disabili, l'Oscar è andato al comune di Montesilvano, la città è stata premiata come modello nazionale per il turismo accessibile, qui vediamo il sindaco di Montesilvano, Maragno, ieri mattina alla Fiera di Milano dove ha ritirato questo prestigioso riconoscimento. E la strada al parco, le potature contestate, lunedì incontro pubblico con il taglio degli oleandri. Spostiamo sulla cronaca sempre di Montesilvano, anche delle zone di Città Sant'Angelo e Spoltore. A Città Sant'Angelo manterrà l'asilo l'azienda di servizi alla persona è pronta a subentrare alla curia per la gestione della scuola del Divino Amore. Sappiamo che quest'asilo era stato anche chiuso per carenza di fondi. E andiamo avanti con altri articoli. Torna il grande tennis, gli albergatori, una beffa. Francavilla ospita gli internazionali dal 22 al 28 aprile, ma le circa 300 persone tra atleti ed addetti ai lavori andranno, dice, a dormire nell'hotel di Montesilvano. E così questo è l'amarezza che ha il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. Inchiesta invece per omicidio stradale a Tocco da Casauria, provocò la morte di una ragazza, il pubblico ministero dice processate il conducente, 30enne sotto accusa, procedeva a doppio della velocità, udienza il 26 marzo, nello schianto che c'è stato tra l'11 e il 12 giugno del 2018, perse la vita Caterina Pettinella e una coppia invece rimase ferita. A Ricopiano il sindaco, quel piazzale è comunale, la nuova appendice dell'inchiesta, nessun favore al resort, Lacchetta si difende dall'accusa di peculato. Qui vediamo il sindaco di Farindola. E inoltre quest'altra triste vicenda a Corvara, oltre 100 ettari di terreno in fumo, Corvara il rogo si è sviluppato giovedì sera e poi di nuovo ieri il sindaco dice che è un incendio doloso. A Chieti, TAR boccia la costruzione di Mirò, accolto il ricorso della regione contro l'insediamento commerciale, costruttori invece pronti a fare appello
al Consiglio di Stato. Qui vediamo il cantiere della realizzazione di questo parco commerciale per i prodotti della casa che stanno realizzando vicino all'altro centro commerciale Megalò. Lutto a Chieti, dolore a scuola, professore muore all'improvviso a 47 anni, un malore stronca il docente di sostegno. Piero Pennatini di Ortona, la preside, l'istituto perde un pezzo importante. È stato un grande sgomento e dolore all'istituto professionale per questa morte improvvisa di questo insegnante. Portafogli rubati alle anziane, condannate le ladre dei negozi, furti in serie di supermercati a Chieti. E ci spostiamo alla provincia di Teramo, proprio al comune di Teramo, il caso dell'ospedale Mazzini si fa sostituire dalla collaboratrice, 9 mesi all'ex primario Uncini, al neurologo il collegio di giudice ha addebitato il falso ideologico per 2 dei 52 referti contestati, la dottoressa avrebbe svolto al suo posto esami clinici senza autorizzazione, ma a riguardo lei è stata assolta. Blocca la sua ex in auto, arrestato a Giulianova, voleva costringerla a ritirare la denuncia presentata per stalking. Un'altra triste notizia accaduta ieri a Teramo, trovata morta in casa, aveva 25 anni, intervento inutile del 118 per salvare questa ragazza che oggi alle ore 15 si terranno i funerali al Duomo di Teramo. Sempre cambiando argomento, il commissariato deve restare, Atri chiede aiuto ai comuni vicini, si sta cercando già da diverse settimane di trovare una nuova sede, continua la battaglia per scongiurare il trasferimento dell'ufficio della Polizia di Stato a Roseto, il sindaco di Atri non siamo disposti a subire in silenzio una scelta drammatica per la nostra comunità. All'Aquila, trasporto pubblico, industriale, nuovi bus e investimenti per 7 milioni di euro, Mannetti annuncia l'acquisto di 18 mezzi elettrici e 10 diesel e sulla fusione con TUA si va a referendum tra i dipendenti. In basso, centro pagina, vediamo le intimidazioni a Capistrello, 2 denunce, coinvolti i fratelli dell'ex consigliere comunale arrestato, danni all'auto di chi fece aprire l'inchiesta. E una lite prima di morire si indaga, ultime ore di vita al setaccio, oggi l'addio, prima verità dell'autopsia sul decesso di Sonia Trinetti, uccisa da edema polmonare, decisivi gli esami istologici. Sonia Trinetti, la cui morte è oggetto di un'inchiesta penale per omicidio colposo, è morta il 6 marzo per edema polmonare intorno alle 14. La procura ha dato il via libera ai funerali e al momento l'inchiesta è contro ignoti. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano Il Messaggero. Vogliamo subito aprire la pagina interna. Marsilio, nuovo governatore d'Abruzzo, difenderò i piccoli ospedali con tutte le forze, battaglia sul punto nascita di Sulmona, dice, sulla rappresentatività a Roma farò in modo diverso dall'ex presidente Luciano D'Alfonso. Pescara, lista bis di Pillo spacca il Movimento 5 Stelle, il consigliere comunale oggi annuncia un candidato sindaco alternativo e 32 nomi al vaglio della piattaforma Open Comuni. Sappiamo che a maggio ci saranno le elezioni del nuovo consiglio comunale di Pescara e già sono aperte tutte le candidature. Rancitelli spunta anche un arsenale nel corso dei controlli della squadra mobile al Ferro di Cavallo, sequestrato un fucile a canne mozze e caccia al proprietario, avviate le indagini per accertare se si tratta dell'arma utilizzata nella rapina di dicembre scorso a una gioielleria di Piazza Salotto. Tocco alcol e velocità dietro la tragedia.
chiesto il processo per Lelio D'Attanzio, responsabile dell'incidente di giugno scorso. Nello schianto della Giulietta del trentenne morì un'amica, gravi ferite per due invece australiani. Invece Ricopiano, Lacchetta, sindaco di Farindola, e lo spazzaneve nel parcheggio non fu un favore, dice all'hotel Ricopiano. Una nuova accusa per il sindaco interrogato ieri. L'aria appartiene al comune. E brucia la montagna di Pescosannonesco. Sono tornati al lavoro ieri mattina i vigili del fuoco impegnati in questo mega incendio, domato all'alba dopo una notte intensa di lavoro. Stato utilizzato per spegnere l'incendio anche l'elicottero. Sotto servizi, la città resta nella giungla dei cantieri. All'Aquila altre 3 settimane per ripristinare via Malta, riaperto invece un tratto di via San Bernardino. Nei prossimi giorni chiusa via Bafile, pazzo di lavori per il tunnel del centro storico. Spostiamo sempre all'Aquila, Trinetti, qualcuno ha dormito con lei, avrebbe dato ospitalità alla donna dopo l'alterco con il compagno, per questo hanno dovuto intervenire anche gli agenti della Volante. Adesso i riflettori sono puntati sulle risultanze degli esami istologici per capire se la vittima possa essersi sentita male quando era sola. Sonia Trinetti, dopo aver cenato nel comprensibile riservo delle indagini che ruotano attorno alla morte della 54enne aquilana, trovata 3 giorni fa in una casetta di legno fra le frazioni di Colle Brincioni e il quartiere San Francesco. Sappiamo che sono aperte le indagini, ma sono sempre riservate. Vogliamo adesso spostarci ancora nella zona di Avezzano, danni alle auto, denunciato l'autore, il caso di Capristello, è uno dei familiari coinvolti nell'indagine, sempre al centro della vicenda gli arresti degli amministratori. I carabinieri risolvono il mistero dei recenti attentati. Qualche giorno fa Lusi si è ritrovata l'Audi A5 danneggiata. L'imprenditore rappresenterebbe un test chiave per chiarire se furono pagate le tangenti. È un imprenditore, uno dei testi chiave sull'inchiesta appalti truccati al comune di Capistello. A Chieti stop ai lavori del Miro, il TAR dice sì alla regione, chiamati in causa anche il comune di Chieti e Cepagatti per le volture dei titoli edilizi. Le autorizzazioni rilasciate arrangandosi prerogative che non spettano per legge. Qui vediamo il terreno su cui dovrebbe sorgere il parco commerciale e nel tondo l'ingegner Domenico Merlino è promotore di questa iniziativa, anche dove spiega che ci saranno grandi posti di lavoro. Impennata di matrimoni in comune, nell'ultimo anno sono passati da 33 a 48% i lancenesi che hanno scelto di sposarsi con il rito civile, rinunciando al rito religioso in chiesa. Vogliamo continuare ad andare avanti, il sorriso come terapia per guarire tanti malati. A Teramo è stato presentato il programma con la collaborazione delle associazioni, che in alcuni casi è permesso anche di aiutare questi giovani, questi malati a riprendersi. E sempre la triste notizia di Teramo, studentessa trovata morta a 25 anni, città sotto shock. Dobbiamo ricordare che oggi si terranno anche i funerali. E Legambiente primarie spunta Lega, scusate, niente primarie spunta Grimi, a Giulianova il Carroccio disponibile a un tavolo unitario con il centrodestra. Questo è un articolo per quanto riguarda le prossime elezioni comunali a Giulianova. Spostiamo al quotidiano La Città del provincia di Teramo, tecnici esterni per velocizzare le pratiche, sisma nel 2019, la decisione del responsabile per l'ufficio speciale in merito alla ricostruzione.
seminava il panico a Corropoli, arrestato ieri per tentato omicidio in piazza, irruzione in municipio ed estorsione a un barista. Jonathan Grilli torna in cella. Aveva da poco, come aveva dei precedenti, finito di scontare una pena detentiva per vicende legate alla droga nel 2013. Vogliamo spostarci, ancora andando avanti con altri titoli. A Teramo il sindaco apre il confronto con gli industriali, nucleo di Sant'Atto, internet, tassazione agevolata e ARAP sul tavolo, i problemi risolti delle aziende. Qui vediamo una riunione tra il sindaco D'Alberto e nella sede di Confindustria di Sant'Atto, proprio per ragionare e trovare anche delle soluzioni per questi problemi industriali. E basta confusione con vie, piazze e luoghi, primi passi per l'istituzione della commissione toponomastica, si litiga su come scegliere gli esperti. Qui vediamo stesso nome per tre vie cittadine in tre posti diversi, è un problema dell'era della geolocalizzazione. E in provincia, ci spostiamo a Torricella, torna l'incubo piromene tra i boschi teramani, oltre 20 ettari di sottobosco divorati da un incendio a Torricella nonostante i lanci di due Canadair. Verifiche tecniche sull'autostrada A24, vietati mezzi pesanti tra Basciano e Colle d'Ara. Questa è la concessionaria Strada dei Parchi fa questo comunicato per urgenti attività di monitoraggio e verifiche tecniche disposte dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. E controlli rafforzati su tutta la costa durante l'estate. Ieri mattina a Tortoreto si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine. La richiesta sarà chiesto al Ministero di rafforzare gli organi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ieri c'è stata proprio una riunione con il prefetto di Teramo, la dottoressa Graziella Patrizzi, per esaminare proprio questi problemi sulla sicurezza di questi 7 comuni teramani. E vogliamo spostarci su altri argomenti, ci spostiamo al comune di Roseto, l'opposizione litiga su come fare opposizione, c'è stato ieri uno scontro tra Ricchiuti e il sindaco Ennio Pavone, proprio in merito ai luoghi e diciamo sulle problematiche del comune di Roseto. Qui c'è stata anche una proposta di Ricchiuti e poi anche lo scontro con Ennio Pavone. Vogliamo adesso andare avanti, ci spostiamo di nuovo al centro, però questa volta parliamo di sport, si parla della Juventus che ha vinto ieri in casa 4-1 con l'Udinese, ma adesso sta pensando però all'Atletico Madrid per poter recuperare la perdita della partita che c'è stata proprio in Spagna. Parliamo anche di Pescara, oggi il Pescara gioca con il Cittadella, Pilone gioca la carta sottile e valuta Perrotta in difesa. L'allenatore ci crede, ma incita anche i suoi che per arrivare in Serie A bisogna anche vincere in trasferta. E anche gli avversari si danno molto da fare, il centrocampista Iori è l'arma in più, Proia al posto dello squalificato Settembrini, l'allenatore Granata tesse le lodi dell'ex Mancuso. Ma a riguardo vogliamo vedere l'intervista all'allenatore del Pescara, Pilon, prego. Ma io devo guardare a quelli che vanno, io sono convinto che chi scenderà in campo darà il massimo e farà sicuramente bene, darà il 101% perché saranno vogliosi di dimostrare, perciò purtroppo non ci sono, però dobbiamo guardare a chi c'è e io sono convinto che chi c'è farà la sua partita. Allora, se è Sottili più fase offensiva, infatti la fase di non possesso, la fase di non possesso deve sacrificarsi, perché noi come fa Maras dobbiamo, come fosse un centrocampista, nel senso che quando sei a fase di non possesso
tu devi essere a 2000 all'ora a recuperare la palla, a fare quei movimenti che proviamo in allenamento nella fase difensiva, soprattutto perché loro hanno un giocatore come Iori che è molto bravo nella fase di impostazione gioco, è quello che dà i tempi alla squadra, è la mente della squadra. È una squadra che secondo me va sempre presa con le pinze, perché l'ha dimostrato a Brescia, dove ha vinto meritatamente. Io ho visto la partita, ha fatto una grandissima partita, perciò sappiamo cosa ci aspetta. Una partita molto intensa, di grande ritmo, non dobbiamo perdere palle in uscita, perché loro sono assatanati nel recupero palla e nel ripartire in tanti uomini. Perciò dovremmo stare molto attenti nelle uscite di gioco e al loro ritmo, alla loro aggressività, che è la loro arma migliore. Non dobbiamo mollare una palla, nel senso che quelli sono proprio bravi in questo. Perciò noi sul piano del ritmo, dell'aggressività, della pressione, dobbiamo viaggiare a pari livello con loro, sennò diventa una partita difficile. Adesso siamo arrivati nel momento chiave del campionato, questo sì. Ma non solo per noi, per tutte le squadre. No, credici pure, perché io non faccio questi conti qua, perché se ti dico che non so neanche quali sono quelli di playoff, la media è quella che dobbiamo fare, perciò, perché so che non devo ragionare in questo modo qua, io devo ragionare in modo diverso. Se cominci a far calcoli non vai in nessun posto, secondo me. I conti si fanno sempre alla fine e io sono abituato così, non li faccio adesso, li faccio alla fine del campionato, dico abbiamo fatto bene, abbiamo fatto meno bene, dipende dal finale. Cioè, non, quello che è stato, abbiamo fatto secondo me un ottimo lavoro fino adesso, però dobbiamo far bene anche da qui, in queste ultime 10 partite che sono determinanti. Passiamo sempre allo sport, però cambiando categoria, la Serie C, il Teramo, domani pomeriggio gioca in trasferta con l'Albino Leffe, De Grazia ora tiene sulle spine il Teramo, la sua presenza, qui dice l'articolo di Agnia Cantagalli, in campo domani è incerta, Maurizi prova due soluzioni diverse, Fiordaliso dice dobbiamo fare punti negli scontri diretti. Anche la città della provincia di Teramo, si parla di questa partita dove l'ipotesi trequartista, Maurizi dice ha provato le soluzioni con De Grazia alle spalle di Infantino con Spinozzi in mediana, e domani pomeriggio il Teramo farà questa partita con l'Albino Leffe con la speranza di poter vincere. Qui vediamo la foto del centrocampista del Teramo, De Grazia, in gol durante la gara di andata. Con quest'ultima notizia sportiva vogliamo concludere la nostra rassegna stampa di Mattino 6, che riprenderà lunedì mattina sempre alle ore 8. Vogliamo ricordarvi i nostri telegiornali di TV6 che ci saranno oggi alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Io vi ringrazio a tutti per la vostra attenzione che ci avete mostrato e vi auguro una buona giornata.